Prima domenica di Avvento. E come sempre il Vangelo della prima domenica di Avvento è un testo che insiste molto sull'attesa del ritorno del Signore. Tre idee sul testo che leggiamo in questa prima domenica di Avvento. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e li travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'Uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. Dove sta il problema? Se andiamo a leggere nel libro della Genesi, al capitolo 6, scopriamo che in realtà il mondo era pieno di male. Era intollerabile il livello di male a cui si era arrivati. Ma in questo testo non si dice che il diluvio venne perché c'era pieno di male. Non sembra essere la malvagità degli uomini il problema. Non si accorsero di nulla. Cioè, il mondo stava andando a rotoli e questi non si accorgevano di nulla. Questo sembra essere il dramma della generazione del diluvio. E questo potrebbe essere il dramma di ogni generazione. Gesù lo stava vedendo ai suoi tempi. Stava cambiando la storia con l'annuncio del regno. Ma tanti non si accorgevano di nulla. Puoi non accorgerti delle gioie. Puoi non accorgerti del dolore degli altri. Puoi non accorgerti dei grandi orizzonti che possono aprirsi nella tua vita. Non accorgersi di nulla è veramente il dramma della nostra storia. Meraviglie, abissi e picchi possono capitarti davanti e tu non te ne accorgi. E se l'Avvento fosse un tempo propizio per provare ad accorgersi di qualcosa? Cosa ti stai perdendo nella tua vita? Cosa hai messo lì in fondo nel dimenticatoio e non te ne stai accorgendo? Quali sogni magari da andare a recuperare? O quale ferita da provare a curare? Allora due uomini saranno nel campo. Uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola. Una verrà portata via e l'altra lasciata. Ma alla fine che differenza c'è tra essere giusto o essere empio? Tra il fare il bene e il fare il male c'è una differenza. Perché tante volte potresti essere anche sconvolto dall'idea che chi fa peggio se la passa meglio. E nella Bibbia questo è un pensiero molto frequente. Con questa piccola paraboletta il Signore ci ricorda che fa differenza. Per il Signore non è la stessa cosa il bene o il male. Certo, materialmente può sembrarti che fai le stesse cose di qualsiasi altra persona. Mangi, bevi, dormi, lavori. Ma il come è decisivo. Non è la stessa cosa fare le cose della vita di tutti i giorni con la malvagità nel cuore o farla invece con il pensiero del Signore. Non è la stessa cosa essere giusti o continuare a vivere nel peccato. C'è una differenza. E la differenza è proprio il come vivi i giorni della tua vita. Nella logica del regno di Dio o nella logica di chi non pensa e non si accorge che il Signore passa nella nostra vita. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'Uomo verrà. Sembra un po' strano sto paragone, no? Tra la venuta del Figlio dell'Uomo e quella di un ladro. Cioè, cos'è il Signore? Un ladro che viene a rubarci tutto? E allora cerca di rigare dritto, perché guarda che arriva quando meno te l'aspetti e ti porta via tutto. Ma non penso sia questa la logica del Vangelo. Il problema non è se il Signore è come il ladro di questa paraboletta, ma se noi siamo come il padrone di casa. Cioè, il padrone di casa, per una cosa che gli sta a cuore, cioè i beni che ha nella sua casa, veglia, si fa trovare pronto. Si ingegna perché sa che le cose preziose vanno custodite. Allora la questione è se noi siamo come questo padrone di casa che custodiamo le cose preziose della nostra vita. In particolare quella cosa preziosa che è la nostra relazione con il Signore Gesù. Cioè, nel Signore ci investiamo almeno quanto un padrone di casa investe per preservare i suoi beni. Quanto è preziosa la nostra relazione con il Signore. Poi se leggiamo tutto il resto del Vangelo, non viene a portarci via tutto il Signore. Non è questo lo spirito del Vangelo. Anzi, l'incontro con Lui sarà una meravigliosa sorpresa. Ciò che non ci aspettiamo o è un incidente o è una sorpresa. E se leggiamo l'insieme del Vangelo, l'incontro col Signore ha tutti i contorni della sorpresa. Ma tu lo aspetti o stai fuggendo? Auguro a tutti un buon Avvento e ogni giorno in questo tempo di Avvento, per chi vuole, su questo canale la lettura del Vangelo di giorno e un piccolo commento al Vangelo. Se ti iscrivi e magari attivi anche la campanella, puoi rimanere aggiornato giorno per giorno e può essere un piccolo aiuto per vivere bene questo tempo di Avvento. A presto e buon Avvento!